Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale della Gang del Tubo. Qui Enzo che vi parla in compagnia di Spiro, che non vede l'ora di tornare in mio controllo. Sì, perché in effetti è passato circa un mese e mezzo dall'ultima volta che ho aperto questo gioco. E in effetti quello di oggi è più un episodio filler, come si dice. Nel senso che andremo a vedere un livello che è un livello bonus per lo più. Serve soltanto per raccogliere gemme e per il completamento del gioco al 100%, ma in effetti non dà un'idea di quella che è la storia del gioco. Vabbè, tutte queste sono chiacchiere. Andiamo a vedere quindi questo volo notturno. Mi pare che si chiamasse così il livello, che tra l'altro ci ho messo anche un po' per trovarlo, non so perché, ma non mi ricordavo bene fondamentalmente. E ci lanciamo quindi in volo notturno. Mi aspetto un gameplay che non duri troppo, perché comunque questi livelli qui sono abbastanza semplici, questi circuiti. Allora loro li distruggo col fuoco. Spero di non averne perso uno qui non guardando. Ne vedo solo quattro. Questo non va bene, forse uno l'ho saltato. Ok, ecco l'ultimo. Perfetto. Ho paura di sbagliare perché probabilmente cambio personalità se succede. Mi nervosisco parecchio. Ok, sta andando tutto a posto finora. Anche troppo. Se non sbaglio, i tipi di oggetti da raccogliere sono 4. Questo che vuol dire? Vuol dire, mannaggia al demonio, che dopo questa dovrebbe essere l'ultima collezione. Giusto? Non vedo più niente. No, forse è finito. 5 secondi per raccogliere cosa? Cosa c'è? No, i fari. Ok, riproviamo. Poi peraltro questi cerchi ci fanno guadagnare soltanto un secondo. Quindi sono arrivato là che mancavano 8 secondi e dovevo raccogliere i fari, ma non l'avevo capito. Vabbè, rifacciamo. Ok, sta andando benissimo, forse anche meglio di prima. Anche se non vorrei parlare troppo presto. Ultimo, ultimo, ultimo. Poi vediamo se ci sono i fari proprio nella vicinanza, perché... Ok, eccone uno. E uno. E due. È complicato perché i fari sono molto meno... si fanno notare molto di meno, quindi diventa difficilissimo e non lo trovo. Dove stanno gli altri fari? Maledizione, non posso perdere così. È su. Devo girare a destra. Riproviamo. Sì, ragazzi, io mi sto immaginando a guardarmi mentre faccio questa cosa. E sì, probabilmente ci avrete chiuso il video, probabilmente l'avrei fatto anche io, non fa niente, dai. Ci tenevo a farvelo vedere, almeno uno di questi circuiti. Magari nelle prossime uscite eviterò di affrontarli, perché... o quantomeno li affronterò off screen, perché mi rendo conto che sono una cosa noiosa. Sì, in effetti è un filler. Poi tra l'altro è diventato anche facile. Se prima avevo un minimo di problemi a livello di manovra del volo, ecco, ci ho sbagliato uno. Non fa niente però, perché adesso so dove devo andare, quindi si tratta soltanto di recuperare quel faro prima che sia troppo tardi. Maledetto. Ma non ce la farò mai. Questo è l'ultimo.
beh, se è religioso silenzio, perché c'è un concerto di bestemmie nella mia testa in questo momento, dopo aver mancato solo un faro. Cosa che mi ha dimostrato che questo livello si può fare tranquillamente. Al contrario di quello che potrebbero suggerire quei 8 secondi che rimangono dopo aver raccolto tutti gli archi. Poi bisogna stare anche attenti all'acqua, quella è la cosa che fa più paura quando prendo questi archi. Ok. No! Dai, l'ultimo! Sì, sì! E andiamo! Beh, ma mi sento quasi in colpa. Sì, però devo interrompere il gameplay, anche se non avete visto praticamente nulla, perché in effetti non saprei. Vabbè, no, invece iniziamo a esplorare la prossima area, là. Eccolo qua, Boris l'astronauta, pronto a... Stavo scherzando, ovviamente. Pronto a portarci al mondo degli stregoni. Saltiamogli in testa e... catapultiamoci nel nuovo mondo. Ok, questo me lo ricordo. Mi ricordo che è difficile anche. Cioè, proprio la casa, ecco, non soltanto i livelli. Ok, inseriamo questo lezzo. Lezzo maledetto, subito, è stato facilissimo, perfetto. Arriviamo quindi a quello che dovrebbe essere il primo livello e poi ci fermiamo. Ovviamente mi impegnerò a finire off screen la casa. E allora mi ricordo che sono fastidioso. Non mi ricordo preciso che fanno. Bene, con la visione di questo livello che è catena alpina ci salutiamo. Ma quando è la visione del portale, il livello lo vediamo nel prossimo episodio.